accogliamo in mezzo a noi Robert Scheib, che è un giovane teologo che ci ha raggiunto da Roma, città in cui vive, e che ci aiuterà a comprendere meglio, sia questa mattina che anche pomeriggio, il brano che abbiamo ascoltato. Grazie Robert per la tua presenza. Grazie a voi. A te la parola. Grazie. Buongiorno. Io sono meravigliato di questa vivacità della Chiesa della Sicilia. Se dovessi scegliere un'altra cittadinanza, e lo sanno tutti i miei amici, io sceglierei la cittadinanza siciliana. Allora, ma mica peraltro, sono venuto quest'estate, ho ancora 6-7 kg da smaltire. E dove si mangia bene si vive bene. Allora, vi voglio proporre una piccola sfida. Ce la fate a spegnere il telefono per 30 minuti? Lo facciamo? Niente silenzioso, proprio spento. Muto lo voglio. Intanto, mentre spegnete il telefono, vi racconto una piccola storia. Perché poi avete letto questo titolo, no, dell'incontro nostro, istruzioni, perché sono più di una, per pesci che cercano l'oceano. Istruzioni per pesci che cercano l'oceano. Il titolo mi è venuto da una storia che avevo letto tempo fa. E poi più la rileggo, più escono cose dalla storia. La storia racconta che un giovane pesce non si arrendeva a una vita senza interrogazione, senza domande sul senso della sua vita di pesce. Quindi non era muto come un pesce, ma si domandava. E la sua domanda era: dov'è l'oceano? Dov'è l'oceano? E chiedeva, e le persone dicevano: boh, ma vivi la tua vita, lascia stare l'oceano, stai vivendo, vai avanti. E quello diceva: no, io voglio scoprire l'oceano, perché è proprio il desiderio dell'oceano. E un giorno incontra un pesce saggio e gli dice: io so dirti dov'è l'oceano. Ah sì, dov'è, dov'è? E qui dove stai tu? Tu stai vivendo nell'oceano, tu sei coperto, avvolto dall'oceano. Quello lo guarda così, dice: no, questa è solo acqua. E la storia racconta che il pesciolino, deluso da questa risposta, continuò la sua ricerca. Dov'è l'oceano? Dov'è l'oceano? Dov'è l'oceano? In qualche modo, poi dipende dalle fasi del tuo periodo, del tuo tempo di vita, io personalmente mi sono trovato in diverse fasi della vita di questo pesciolino. Poi guarderemo diverse tipologie di pesce, perché non vi ho indicato che tipo di pesce è. Però la risposta di questo pesce saggio innanzitutto ti butta davanti a una evidenza che io voglio declinare con voi con 5 parole. Così queste 5 parole, magari, se volete prenderne nota, non tanto per avere risposte. Vedete, quando si è giovani, io non sono vecchissimo, ma non sono più giovanissimo come voi, se avessi corso come avete corso voi prima, qualcuno si sarebbe srotolato sulla mia lingua per terra. E uno dei sacerdoti che conobbi quando ero adolescente mi disse così, era un sacerdote romano, però non essendo romano di nascita non imito il suo accento, ma mi disse così: Robè, ricordati, la giovinezza è una malattia da cui si guarisce presto. Naturalmente la parola malattia non è negativa, era solo per attirare la mia attenzione. Cosa mi stava dicendo? Dall'altezza dei suoi 60 anni si rivolgeva ai miei 18 anni dicendomi: stai attento, vivi la tua giovinezza, vivila bene, vivela da giovane e cerca anche di mantenerla. Per questo cominciamo con le 5 parole. Per farvele memorizzare più facilmente ho cercato di declinarle con l'A, B, C, D, E. Quindi la prima parola è attenzione. Attenzione.
Vi avevo chiesto di spegnere i telefonini perché, sapete perché li chiamano smartphone? Telefono intelligente? Secondo me perché ti fa scemo. Stai lì. Come una scimmia. Stai davanti a quell'aggeggio che ti distoglie l'attenzione da tutto e da tutti. Cioè ti incontri come gruppo di amici, sei in contatto con tutti quelli che non ci stanno. A volte per parlare con qualcuno devi mandargli un WhatsApp. E purtroppo ci fa ridere quando la guardiamo da fuori, ma la viviamo da dentro, la viviamo da dentro. Attenzione. Tu sei nell'oceano, ancora prima di parlare con dell'oceano con la O maiuscola, perché noi a volte buttiamo subito le questioni in Dio, ma il Signore ci dice, prima di essere Dio, prima di essere santo, tu devi vivere bene la tua umanità. Quindi entra con attenzione nell'oceano della tua vita. Sapete che tutti noi abbiamo un unico giorno oggi da vivere? Ed è oggi. E come lo vivrai quest'oggi, oggi, non lo vivrai mai più. Perché domani un altro giorno, e dopodomani un altro giorno, e quell'anno che ho bruciato, non so cosa facendo, è andato via per sempre. Attenzione è questa. Dov'è la mia vita? Dov'è il mio giorno ideale? Attenzione è oggi. Ah, come attenzione. Oggi, in questo istante, in questo momento, io sto facendo l'unica cosa che devo fare ora. Allora, vale tanto che mi ci metta tutto il mio cuore. Perché se mi metto a pensare al pranzo, non starò pienamente con voi. Se mi metto a pensare al lavoro che devo fare domani, non starò né qui né lì, perché quello non è ancora arrivato e quello che sto vivendo ora non lo vivrò appieno. Attenzione. La seconda parola che vi propongo è la parola benedizione. Vediamo chi è bravo con le etimologie. Benedizione, cosa può essere la radice etimologica della parola? Qualcuno mi sa? Bene, e poi? Disse? Disse, che vuol dire? Qualcuno ha detto qualcosa da qui? Dire bene, benedizione è dire bene, e non è una buona dizione, è proprio guardare la propria vita e dire bene della propria vita. Cosa significa questo? Non significa che devi avere tutto a posto, tutto al massimo, tutto alla perfezione, perché vi svelo un segreto. Chi dice che ha tutto a posto significa che non sta guardando ancora la sua vita e forse si è fossilizzato, forse un pezzo da museo. Perché nella vita, la vita è fatta di dinamicità, di cose in movimento. E se tu aspetti di vivere, di essere contento della tua vita solo quando tutto è a posto, non sarai mai felice. La felicità, se da un lato la felicità non è accontentarsi, la felicità però è avere uno sguardo benedicente sulla propria vita. Pensate, una delle prime cose che la Bibbia ci insegna, la prima pagina della Bibbia, qual è la prima pagina della Bibbia? La prima pagina. Pensavo fosse l'ultima. Dai, qual è il primo libro? Genesi. Cosa c'è in Genesi 1? La creazione. Ora vi svelo un segreto. Quando l'autore di Genesi stava scrivendo, non era accanto al Padre Eterno che creava. L'autore di Genesi scrive non per Dio, ma su Dio per noi. E cosa fa Dio alla fine di ogni giorno? No, alla fine di ogni giorno della creazione abbiamo una specie di ritornello che dice vide che era cosa buona. E questo si ripete per tutti i giorni della creazione, un numero perfetto di 7, e finite i 7 giorni Dio riposa, ma non riposa sul divano,
Dio riposa guardando la sua creazione. Guarda, vede che è buona e benedice. Dio benedice la mia vita, la tua vita, e benedice la sua creazione. Uno dei motivi della felicità di Dio verso la sua creazione è che Dio benedice. Cosa implica questo nella mia vita? Non è il semplice ottimismo di vedere il mezzo bicchiere pieno piuttosto che vuoto. È guardare al bene che c'è nella mia vita. E questa B si connette alla C, perché la C è la parola comunione. Chi non ha spento ancora il telefono, lo spenga per capire cosa sia la comunione. Sapete cos'è la comunione? È quel braccio vostro che sta toccando qualcuno accanto a voi. È questo incontro che magari non ce ne accorgiamo, ma quando è assente questa persona, ti manca qualcosa. Io dall'età di 15 anni vivo un po' lontano dai miei, per questa missione che sto vivendo. E sento, non come un mammone che non sa vivere senza la mamma, ma sento la mancanza dei miei genitori. Sento come questa benedizione che ho vissuto per 15 anni tutti i giorni, non l'ho contata. Questa comunione, che può essere la famiglia, che grazie a Dio qui nel sud Italia ancora un valore che teniamo alto, e l'amicizia, sono le persone a cui puoi confidare un segreto, un dolore, e non ne fanno un motivo per farti male. Sono persone che sanno accogliere la tua vita nelle sue gioie e nelle sue sofferenze. Questa è la comunione, e questa, vi dico, non la perdete, perché da soli siamo come delle pecore smarrite in un bosco che qualsiasi volpe di qualsiasi genere, può essere ideologico o di tutti i tipi, viene e ti prende e ti trasforma. La comunione ci fa forti. Questa è la Chiesa, C come comunione, C come Chiesa. La Chiesa non sono queste mura. Quando a Gesù l'hanno invitato a dire guarda che bel tempio, che belle pietre, Gesù ha detto qui non rimarrà pietra su pietra. Qual è la Chiesa? La Chiesa siamo noi. Siamo noi persone che camminiamo verso una D, verso una direzione. Quindi attenzione, benedizione, comunione, direzione. C'è un detto che quando l'ho lessi ho detto questo lo devo memorizzare, perché dovrebbe essere uno degli idiomi della mia vita. Ascoltatelo. Nessun vento è favorevole alla barca che non ha direzione. Ripeto, nessun vento è favorevole alla barca che non ha una direzione. Quando tu vivi tanto per vivere, per vivacchiare, tanto per lasciarti passare le ore, sentite questo termine, ammazzare il tempo. Chi non ha mai ammazzato il tempo? Io nascondo proprio entrambe le mani, perché chi ha ammazzato il tempo? E ti rendi conto che questo è te stesso che non hai vissuto. Queste sono parti della tua vita che non torneranno più. Direzione, dare un orientamento alla tua vita. E questa non è una cosa che fa l'adulto, ve lo dico da uno che è diventato adulto. Chi dà direzione alla vita, chi ha dei sogni, è il giovane, siete voi. E posso dire siamo noi, perché io sono uno che ancora lotta per dare un senso, per dare un orientamento alla mia vita, perché il giorno in cui non voglio più avere una direzione, il giorno in cui voglio sedermi dove sto, dico lì sto invecchiando. Perché non vuoi più muoverti, perché vuoi già essere sottoterra. Direzione. A proposito di direzione e di pesci, vi avevo detto che vi parlerò di un paio di tipi di pesce, perché possono essere anche stili di vita, e ne declinerò quattro. Il primo tipo, squalo. Quindi il pesce squalo, come direzione, come stile di vita, come ideale di vita, è farti fuori. Quindi la persona che vive l'atteggiamento vitale come un atteggiamento di aggressione continua. Naturalmente tutto questo può avere una storia dietro, può avere una storia di mancato amore, di violenza, ma
non possiamo vivere di vittimismo, perché chi vive questo stile sicuramente non avrà nessuno con cui condividere la propria vita. Il secondo stile è gambero style. Sapete come nuota il gambero? All'indietro, che non è il moonwalker di Michael Jackson, è l'animale. Vabbè, adesso il gambero, poi io posso sparlare contro tutti gli animali tranne il gambero. Quando vado dal cinese praticamente il numero di gamberi nel mondo è altamente diminuito, e me lo posso permettere solo col menu No Limits. Vivere gambero style è invece di affrontare la vita scappi davanti a ogni sfida, davanti a ogni intuizione, davanti a ogni sensazione buona che puoi avere nella tua vita, davanti alla tua vocazione. Che quando dico vocazione non sto parlando solo di preti, suore, frati. Una delle cose che forse, non mi ricordo se l'ha detto padre Dario, io non sono prete, sono sposato, ho 3 bambini e posso dire che questa vocazione me la sono sudata, perché ho dovuto fare un cammino che non qualsiasi laico può decidere di studiare teologia, dedicarsi a quello che solitamente è il lavoro del prete, no? Di annunciare Gesù Cristo. Quindi il gambero style è indietreggiare quando davanti alle situazioni della vita trovi che la strada non è appianata da altri. Il terzo tipo è il merluzzo. Qual è la specificità del merluzzo? Sinceramente non lo so, ma avevo letto, quando preparavo questo incontro, avevo letto un articolo su dei merluzzi in un fiume americano che per decenni hanno avuto i rifiuti tossici nel fiume e hanno visto che questi merluzzi comunque continuano a vivere perché avevano sviluppato un adattamento particolare anche a quel tipo di rifiuto, a tal punto che quel rifiuto non li faceva male. Quindi cos'è il merluzzo style? Che secondo me è uno stile positivo. È vivere quello che un autore un giorno disse: ciò che non mi uccide mi fortifica. Avere questa forza nella vita, questa resistenza che ti fa capire che le difficoltà non ti sotterrano, le difficoltà ti sfidano ad essere maggiormente te stesso. Un po' come la perla. Sapete dove nasce la perla? Non dal gioielliere. La perla nasce in quella che sarebbe una cozza, con tutto il senso che diamo alla cozza. Ecco, nella cozza, in quella esistenza insignificante, entra sabbia. Qualcosa ferisce l'essere della cozza, ma piuttosto che farsi annientare da questa cosa che non era in programma, la trasforma in una perla, la trasforma in un gioiello. Le difficoltà della vita diventano trampolini di lancio per costruire qualcosa di grande. Perché uno dei personaggi che mi hanno insegnato tanto nella vita non si è laureato solo all'università, ha preso la laurea, lo dico in senso figurato, ad Auschwitz. Questo uomo ha vissuto 3 anni ad Auschwitz, era proprio sull'orlo ogni giorno, diceva, di lanciarsi contro il filo spinato elettricizzato. Però poi ha detto: no, io ho degli ideali da realizzare e loro hanno messo in prigione il mio corpo, ma il mio cuore è libero, il mio cuore canta libero, ha una direzione più grande. E questo uomo nei campi di concentramento, che poi scrisse un libro quando è uscito dai campi di concentramento, miracolosamente, perché dopo 3 anni ha veramente sopravvissuto, disse: ho trovato senso alla mia vita, direzione alla mia vita, aiutando le altre a trovare senso alla loro. Questo recupera tutti gli elementi precedenti, poi arriveremo all'ultimo punto. Recupera attenzione, recupera benedizione. Nei campi di concentramento, questo era un professore all'università e un neuropsichiatra, un grande personaggio a Vienna, è diventato uno che racconta un giorno che un soldato, vedendo che zappava male, un soldato nazista,
gliene ha date di sana ragione. Quindi proprio un annientamento dell'umanità. Nessuno lo chiamava per nome, aveva un numero di prigioniero sul suo braccio. Però disse: ti possono togliere tutte le condizioni esterne di vita, ma non ti possono violare la tua libertà interiore, perché tu dinanzi a qualsiasi difficoltà hai la libertà di un atteggiamento, fino all'atteggiamento di come muori. Perché sulla croce, sulla Golgota, c'erano tre persone. Uno è morto maledicendo. Uno è morto pregando, il ladrone di destra. E uno non è morto, ha dato la vita. Per chi l'ha maledetto, per chi l'ha ucciso e per chi le ha pregato di stare con lui in paradiso. Stessa morte! Tutti e tre sono morti sullo stesso posto. Anzi, uno è morto svenato, non gli hanno rotto le ossa, non per pietà, perché era finito. E quello là, con il suo atteggiamento, ha trasformato anche quella situazione difficile. Perché ognuno di noi ha le sue situazioni difficili, ma è la direzione che dai alla tua vita e dove punti gli occhi che tu puoi trasformare anche quella situazione. Anche la precarietà che vivo a 35 anni, perché vivo nello stesso mondo vostro, posso viverla come disfacimento dei miei sogni, come fallimento, oppure posso viverla come sfida contro una vita che non mi regala niente. E per chiudere con questo numero, questo Victor si chiama, diceva: noi andiamo verso la vita e gli diciamo: che mi dai? Che senso hai? Invece la vita che viene e ci interroga: che senso tu mi dai? Per questo l'ultimo pesce di cui voglio parlare con voi, con la lettera E, eternità. Quindi ripetiamo: A come attenzione, B come benedizione, C, D, I come eternità. E questa è la sfida che Gesù ti lancia. Noi vecchi vogliamo vivere tutto a tempo determinato, l'amore eterno finché dura, finché stiamo bene, stiamo insieme. Quando guarda ai giovani, quando si mettono insieme, vogliono vivere così in eterno, perché il nostro cuore è fatto per l'eternità, è fatto per Dio. Agostino, quell'uomo che ha vissuto di tutto e di più, ha vissuto anche un po' rovinandosi la vita, quando ha raccontato la sua vita, l'ha voluta aprire con questa frase, che sento ripetuta tantissime, però riflettete su questa frase: hai creato il nostro cuore per te, ci hai creati per te, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. E sapete qual è la cosa bella? È che quando tu dai il tuo cuore al Signore, non è che lo privi di tutto il resto, ti metti sul punto focale in cui vive meglio tutte le altre cose. Quando vivi con Cristo, anche le gioie semplici diventano gioie immense, perché con la prospettiva dell'eternità tutto prende prospettiva. Chi di voi è stato a Roma? Oh, una gita a Roma, Padre Dario, dobbiamo farla, dov'è? Una gita a Roma dobbiamo farla, sono poche quelle che sono andate a Roma. Ecco, a Roma c'è una cappella che quando entri e guardi i muri, vedi degli angeli che sembrano di aver visitato la Sicilia per un lungo tempo, perché sono un po' dilatati, sono angeli diciamo un po' extra large, quindi avranno fatto troppe colazioni con la brioche. E quando chiedi magari a qualcuno di spiegarti come mai questi angeli sono fatti veramente male, ti invita e ti porta a un punto dove c'è un punto per terra e ti dice: mettiti qua. E quando guardi la cappella da quella prospettiva, tu non hai bisogno di girare la cappella, perché da quel punto prospettico tu vedi tutto in armonia, tu trovi senso a tutto. Io prendo questa come analogia della nostra vita con Gesù. Gesù non ti priva delle altre cose, Gesù ti dona la prospettiva per vivere tutto meglio. E quando vedi che
c'è qualcosa della umanità vera in te che non stai vivendo bene, significa che forse qualche parte del Vangelo la stai guardando con occhi sbagliati, perché Gesù è venuto a regalarci la vita e a regalarcela in abbondanza. Lo dice lui stesso, eh? Se non ci credete, andate al Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, è il versetto che ha trasformato la mia vita. Perché io, a differenza forse di alcuni di voi, sono nato in una famiglia non praticante. Io non sapevo manco le preghiere base, Padre nostro, Ave Maria. Poi mi capita sto Vangelo e leggo questa frase sulla prima pagina del Vangelo. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E lì ho detto, questo mi piace, potremmo essere amici. E da lì è nata una bella amicizia che dura da ormai 21 anni. Eternità è la direzione che dai a tutte le piccole aspirazioni della tua vita. Ora, per chiudere questa piccola riflessione, vorrei darvi o raccontarvi un'altra storiella. È la storiella di un monaco, li chiamano padri del deserto perché sono personalità che, quando il cristianesimo si è molto diffuso dopo il terzo secolo, in qualche modo c'erano dei cristiani che diventavano, o c'erano delle persone che diventavano cristiane perché era ormai comodo essere cristiani. E quindi c'era un po' di una diluizione del cristianesimo. Allora queste persone hanno detto no, vogliamo recuperare il cristianesimo originario. Ecco, uno di questi personaggi un giorno stava camminando nella foresta e trova una tigre che porta del cibo invece di mangiarlo, e scopre che questa tigre porta del cibo a una volpe ferita che non riusciva a muoversi. E quindi questo si mette e dice: grazie Signore perché mi hai fatto vedere questa cosa, la tua provvidenza che non abbandona nessuno. E cosa decide? Decide di ritirarsi per aspettare che anche a lui qualche provvidenza portasse del cibo. E sta lì un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni. Il quinto giorno dice: Signore, sto morendo, perché non mi esaudisci come hai esaudito con la tua provvidenza quella volpe? E il Signore gli dice: forse perché invece di pensarti come volpe ferita, ti ho pensato come una tigre che diventa segno della mia provvidenza. Ecco, questa è la storia con cui vi lascio, dicendovi che quando non vedi miracoli nella tua vita, è il momento in cui tu sei chiamato a fare miracoli. Quando non vedi cambiamento nella tua vita, è il momento in cui tu sei chiamato ad essere il cambiamento. Questa è la fede cristiana, non è una fede da pecora, non è un giorno da pecora, è una vita da leone, perché Cristo è il leone che ruggisce nel nostro cuore, desiderando pienezza di vita. E per questo nel pomeriggio non commenterò il testo del Vangelo che abbiamo sentito, questo lo lascerò a voi. L'unica cosa che vi invito a fare è di guardarlo non come un testo che hai sentito in qualche messa o magari anche in qualche incontro giovanile, ma di sentirlo come parola che si rivolge a te oggi. Perché l'unico modo per leggere il Vangelo è mettersi dentro e dire: cosa mi dice Gesù oggi? Quali sono i personaggi che rappresentano meglio in questo Vangelo? Quindi vi lascio con questa meditazione che voi farete, soprattutto durante l'adorazione, e poi noi nel pomeriggio vi darò la mia lettura personale. Non farò lezione su quel Vangelo, ma vi darò brevemente una mia riflessione. Grazie davvero perché siete stati tranquillissimi, grande attenzione. Grazie Roberto.